No, pensavo stamattina, ero partito col pensiero della complicatezza delle relazioni umane in genere, in particolare delle relazioni tra uomo e donna. E poi da lì ho fatto tutte le riflessioni, partendo da molto lontano, forse 4 miliardi e mezzo di anni fa, dalla nascita della vita su questo pianeta. E c'erano le prime cellule, no? Si sono formate nelle cellule, questi primi viventi unicellulari che erano cellule germinali, cioè erano, si bastavano, ma erano cellule germinali, nel senso che si riproducevano, cioè cosa avevano inventato queste cellule? La riproduzione e quindi la morte. Perché prima della vita cosa c'era? Forse del magma? Poi è arrivata l'acqua, ma in un'eruzione vulcanica in questo magma, una molecola di ferro cosa fa? Erutta, si mescola, si combina, ma non si riproduce. Non è che c'è lì una molecola di ferro e poi succede qualcosa e plaf, due molecole di ferro. Sono combinazioni fra molecole, insomma, la chimica la sapete, no? La cellula cosa ha inventato? Che dice una cellula e plaf, assorbe due cellule, che poi muoiono però. La molecola non è che muoia, sì, si può disintegrare, e gli atomi si possono combinare diversamente, però non mi sembra si possa parlare di vita e di morte nelle molecole inanimate, nel non organico. La cellula ha inventato questo. E questa è già una relazione, in un certo senso, perché c'è la cellula, poi ce ne sono due quasi identiche alla cellula di prima, che ne portano il patrimonio genetico. Cioè la cellula ha inventato questa cosa, voglio riprodurmi io come sono, cosa che non sarebbe mai venuta in mente, penso, a una molecola di ferro o di carbonio o di qualsiasi altro elemento. Quelle sono lì, si combinano, sono fatte da atomi. Alla cellula si è già aggregato, se è venuto prima c'era una macromolecola, non so, comunque si è arrivati, partiamo dalla cellula. La cellula dice no, io sono fatta così e mi riproduco il più identico possibile, cioè tramando il patrimonio genetico. Piccolino all'inizio. E poi cosa è successo secondo me? E poi è successo che è cominciata la solita competizione, perché la guerra non è che si è inventata adesso, la guerra, tutta la natura è guerra, Darwin, insomma. Sopraffare l'altro, e qualche cellula ha detto: vabbè, però se ci aggreghiamo magari un'altra cellula, così insomma diventiamo una roba di tre cellule, siamo più fighi, siamo più forti e riproduciamo questo patrimonio genetico. Poi da lì, da cosa nasce cosa, saranno cominciati a diventare cose più complicate, degli animali, perché gli animali, protozoi un po' più, forse i protozoi sono solo quelli unicellulari, non lo so, comunque. Animali più complicati, magari dei vermicelli fatti da un po' di cellule che avevano delle altre capacità, cioè magari avevano degli occhietti, cominciavano a vedere, a spostarsi, a sentire cosa stava succedendo e quindi a fottere gli altri per riprodursi meglio. Da lì poi sono animali più grossi, i primi pesci, quindi cioè degli animali complicatissimi, sempre con questo scopo qui, più grossi siamo, più fottiamo gli altri e ci riproduciamo noi. Cioè tutto questo è nato per le esigenze delle cellule germinali, no? La cellula germinale ha lo scopo di riprodursi, allora si è inventato tutto un ambaradan intorno e dice se non sono solo io cellulina ma mi costruisco intorno un pesce, uno squalo, sono più forte, quindi riproduco me stesso meglio. Poi qualcuno a un certo punto hanno avuto tutti questi organismi più complessi, hanno cominciato anche ad avere un sistema nervoso, quindi una sorta di pensiero, non lo so, qualcosa del genere. Qualcuno ha anche deciso di uscire all'acqua. Pessima idea, io non l'avrei mai fatto perché secondo me l'organismo è fatto per stare nell'acqua. Cioè, nell'acqua tu voli, gli organismi acquatici volano, gli uccelli poi l'hanno riprodotto nell'aria ma fanno fatica. Nell'acqua tu voli stando fermo, è bellissimo. Cioè, secondo me, noi, il nostro peso specifico, ancora noi, anche noi umani,
Era fatto per stare lì, è stato un errore imperdonabile uscire dall'acqua. Si guardano, ma c'è spazio là fuori sopra. Andiamo anche lì, perché sempre l'idea di colonizzare tutto. Poi l'uomo l'ha perfezionata al massimo, ma comunque già l'animale ha l'idea di colonizzare tutto il colonizzabile. C'è lo spazio là, ma come si respira? Ci inventiamo qualcosa, anfibi, l'ossigeno, c'è l'ossigeno anche là fuori, lo catturiamo e qualcosa. Usciti dall'acqua, appunto, pessima idea perché cioè, io adesso sono in piedi ed è una fatica. Io se mi butto da, siamo al quarto piano, se mi butto dal balcone mi sfracello. Se fossimo nell'acqua io scavalcherei la ringhiera del balcone e guizzerei via. È stata una cazzata uscire dall'acqua, credetemi, uscire dall'acqua è stata una cazzata. Poi io manco so nuotare, quindi indietro non si torna, certo, ormai siamo usciti. Ho divagato, perché ho divagato. No, volevo dire che comunque dentro l'acqua, fuori dall'acqua, queste cellule germinali hanno generato intorno a sé degli organismi sempre più complessi, ma lo scopo era sembra sempre quello, riprodurre un patrimonio genetico. Che la cellula fosse da sola o che si sia creata un rinoceronte per riprodursi, lo scopo è sempre riprodurre quel DNA che c'è in quella cellulina germinale, è tutto lì. Poi, nell'evoluzione, come la chiarita un po', insomma, definitivamente di Darwin, ci sono stati anche dei piccoli ciechi. Non è che tutti i tentativi siano andati a buon fine, c'erano, alcune cose sono miseramente fallite, animali enormi non hanno poi funzionato bene, mentre magari alla lunga si rivela una scelta migliore, quelle delle cellule sono rimaste piccoline, unicellulari. Infatti, a certe volte mi immagino come nelle cosmi comiche di Calvino, no? Esserci, ascoltare, personificare. Immagino due batteri che mentre sta succedendo tutta questa evoluzione, che si creano queste robe complicatissime, questi organismi fino a noi, fino a me. E due batteri, un batterio dice l'altro, ma hai visto quelli che fanno? Cioè, si uniscono delle cellule, fanno delle robe complesse, diventano delle bestiacce. E noi stiamo qui, noi siamo dei tagliati fuori, restiamo qui a fare delle unioni cellulari. E l'altro batterio che gli risponde: fidati, è la scelta migliore, vedrai, fra qualche miliardo di anni noi saremo ancora fighissimi, quelli con tutte le loro pretese di essere grossi e complessi. Vabbè, comunque, grossi e complessi siamo diventati, l'uomo si è inventato anche un'anima, si è inventato un pensiero astratto. E tutto quello che volete, le poesie, le armi, la guerra, la tenerezza, la dolcezza, l'amore, la guerra, l'amore, invenzioni umane, ma c'erano già sotto altre forme. Cos'è che voglio dire? Che comunque tutto questo, e quindi anche la complicatezza delle relazioni, io che spasimo d'amore vengo mandato a cagare, io che deludo chi mi ama, le relazioni che non funzionano. Con chi devo stare, con chi non devo stare, le ferite ricevute nel cuore, nell'anima, tutto questo è tutto uno sviluppo che parte dalla necessità di una cellulina nel modo primordiale di complicarsi per sopraffare le altre cellule. E quindi è tutto è uno sviluppo delle cellule germinali. Siamo robe che le cellule germinali hanno inventato per sopraffarsi l'una con l'altra. Per entrare io sono una cellula germinale più figa, mi riproduco perché ci ho costruito intorno con un rinoceronte, o un'aquila, o un uomo. Te invece che sei una cellulina e basta, secondo me ti fotto. Poi abbiamo detto, dimostrano forse i batteri che non è sempre vero. Vabbè, comunque, siamo sviluppi delle cellule germinali e quindi la conclusione di tutto questo è che, applicata al corpo maschile, ma c'è sicuramente l'equivalente per il corpo femminile, ovvio. Noi pensiamo che i nostri coglioni siano una robina appesa a noi, e invece sono loro che hanno creato noi, cioè noi ci siamo per servire ai nostri coglioni a riprodurre il DNA che c'è lì nelle cellule germinali, no? Cioè noi siamo servi dei nostri coglioni, insomma, noi siamo servi dei coglioni, concludendo. E comunque ne siamo un'estensione, quindi facendo una conclusione ancora più corretta, non è che siamo servi di coglioni, noi siamo tutti coglioni, siamo tutti coglioni.